è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Angel Wild DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Mi piace questa sigla, molto fresh, molto estiva, molto primavera, estate. È bella assai. Signori, ben ritrovati all'ascolto qui su Radio Punto Musica. Ore 17 in punto, inizia il programma del sabato pomeriggio We Believe in Music insieme a Scat e a Angel White. E ovviamente non può che mancare il nostro Chicco. Buonasera Chicco. Buonasera a voi. Come è andata questa settimana? È passata una buona settimana? Spero sia stata una delle ultime settimane d'inverno, perché onestamente non se ne può più. Ieri sera però faceva molto freddo, eh? Sì, ho trovato anche un filo di ghiaccio, anche sai? Io ho fatto un po' il monello ieri sera, sono tornato tardi. Io anche. E c'era anche un bel po' di ghiaccio, devo dire. Speriamo che prossimamente le temperature tornino a essere miti, perché ormai l'estate è alle porte. Vabbè, però per arrivare la primavera, scusa, respiriamo l'aria maledetta primavera. È la primavera, però c'è anche invece chi ha il calore nel suo cuore, il nostro Angel Wadi, guarda com'è contento. Sì. Buonasera. Allora, i lavori della White House sono finiti tutto? Tutto a posto, il collaudo l'abbiamo fatto? Quasi. Il collaudo del letto l'hai fatto? No, non l'ha fatto ancora il collaudo del letto. È venuto quello a darti l'agibilità. È venuto il vigile a dire: mo puoi entrare. Per me è sì. Ok. Mo c'ha la residenza. Però io ho delle news. Vabbè, poi magari dopo ti dico. Ah, di Angel White. No, non sono di Angel White, però. Non voglio spoilerare nulla. Intanto salutiamo quel povero Chris Di Franchi che sta là, il nostro studente, l'allievo. Tu ci crederai, ma io ho preso un apprendista a lavorare da noi, prende di più di me. Ci ha detto. Quanto cazzo prendi tu? No, per capire, per dirti, no, che adesso gli apprendisti con le agevolazioni fiscali prendono più di me, guarda. Sembra strano. This is Italy. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Intanto voglio ricordare il numero WhatsApp per raggiungerci al 393 282 4444, e iniziate a mandare i vostri messaggi. Intanto oggi voglio ricordarvi che a San Michele di Bari il sole splende. Ci sono 16 gradi. E ancora nessuno ha portato la zampina. E ancora niente. Niente. Anche questo pomeriggio avremo un ospite. Chi è collegato in radiovisione sulla nostra piattaforma già lo vede su Twitch, sul nostro www.radio.musica.com.it mi sa. Possiamo iniziare oggi? .com. Partiamo? Metti un disco. Myself that I'm on it, yeah. Planning on saving at home, I don't wanna be real.
Inizio spumeggiante per questo pomeriggio qui a We Believe in Music, radio.musica. Ben ritrovati amici, abbiamo fatto appena l'intro del nostro programma e quello già si è preparato con i cic e ciac. La pizzica, la pizzica, Ma imparerai una pizzica? Penso di sì. Vabbè, possiamo chiederlo al nostro ospite se lo sa. Lo sa far funzionare questo no, magari ti chiamano la Taranta quest'anno. Ma dov'è che... Aspetta, no, io mi sbaglio sempre. Non è Mesagni, perché Mesagni è Brindisi. No, non so dove la fa. La notte Melpignano, Santa miseria, mi è sfuggito, è vero. Melpignano. Bene, ben ritrovati amici all'ascolto. E oggi siamo pronti per presentarvi il nostro ospite, quota rosa oggi. Quota rosa, vedi? Sì, però la devi presentare tu. E allora, signori, io devo dire questa cosa perché ti sembra strano. Dopo lungo parto, perché mi sono sentita con lei prima del Covid. Addirittura. E che ne sai tu, Che contatti che hai. Abbiamo il piacere, l'onore, ma soprattutto la fortuna di avere qui con noi Natalie. Ciao, ciao a tutti. Con l'H. Con l'H, bravo. È quello su Instagram, però Natalie. Natalie, hai capito? Eh sì, non è Natalie, è Scusi, io sono francese, io sono inglese. Mettere l'accento la prossima volta. Buon pomeriggio, cara, ben trovata, come Ciao. Stai? Bene, emozionata, ma bene. Siamo emozionati noi, perché figurati, cioè, è una semplice puntata, una chiacchierata radiofonica. Cioè, tu devi sapere, come ho detto prima, che questa nostra relazione... via messaggio platonica è cominciata veramente prima del Covid. Sì, siamo arrivati al che poi proprio oggi c'è stata una manifestazione a Bergamo con tutte le vittime, per tutte le vittime del Covid. Cioè, dopo 3 anni siamo riusciti ad averla qui con noi. Noi non possiamo che essere felici, voglio dire. Beh, io sono felice di essere qui. Vedi, è reciproco, direbbe il buon Desica. È reciproco. Allora, Natalie, sei qui con noi questo pomeriggio per farti conoscere, per far conoscere la tua musica. Vogliamo subito dare agli amici che sono in ascolto proprio il tuo profilo Instagram e non solo, così possiamo dare la possibilità di farti conoscere, iniziano a vedere chi sei, cosa fai, eccetera, eccetera. Certo, allora mi chiamo Natalie trattino basso con trattino basso la trattino basso H. Facile. Già il mal di testa mi è facile da ricordare. Così non si confonde con qualsiasi altra persona. Natalie Imbruglia. Natalie Imbruglia. Esatto, perché si scrive senza H, per esempio, Natalie Imbruglia. Quindi sì, con l'H. E perché la scelta degli hashtag, delle underscore sotto? Non mi piaceva, tutto attaccato. Tutto attaccato. Che poi, forse a livello di marketing, Natalie con l'H, tutto attaccato, sarebbe un bel nome. Funziona sicuramente. Sai cos'è l'underscore? Sì, è vero. Vabbè, il 3G è presto, ancora per il telegiornale, presto, ma abbiamo cominciato. E la tua musica la troviamo su Spotify? Sì, su Spotify, su YouTube, su tutti i digital stores. Benissimo, avete sentito? Cioè, vedi la persona seria, su tutti i digital stores. È un formato, Avete sentito la roba che sta in giro, la notizia ormai è già successo. Meta e SIAE non hanno trovato l'accordo per le musiche su Instagram. Adesso le hanno praticamente rimosse tutte le canzoni italiane. Tu dici che me ne frega niente. Come me ne frega niente? No. Non possiamo più pubblicare le nostre... E canta tu, la prossima volta quando stai facendo un reel, fai tu "in questa notte di sole". E poi mi arriva il messaggio: il tuo video contiene... No, comunque è una cosa, diciamo così, dai, abbastanza seria. Come al solito sono sempre il vil denaro che ne fa da padrona. Io dico il problema è la sia, l'ho detto così. Beh, mi vorrà male tutta la radio adesso. Non fa niente. Paghiamo la SIAE qua? Sandri. Paghiamo noi. Sta zitto. Mettiamo cose in bocca alle persone. Invece la musica di Natalie oggi noi la possiamo mandare tranquillamente in onda. Vabbè, ma mostra su lei, sta su SIAE o su Sandri? Io sto su SIAE. Allora è finita la puntata. È stato un piacere, ci vediamo settimana prossima. Su SIAE, perché lei ha ricevuto anche... Che ce ne frega, noi siamo su Twitch. Twitch l'ha l'accordo con SIAE, bugia, fai finta che non abbiamo detto niente. E agli accordi, non c'è problema. Agli accordi, che poi possono essere accordi musicali, eppure accordi suonati, no? Oh, cazzo!
cazzo! Chi è Mara? Mara. Idolo Mara. Chissà cosa ne pensa Mara di questa. E tu come stai, scattone? Domanda inutile. Stai qui con me. Abbastanza bene. Ah, ho capito. Non c'hai niente da dirci tu. No, magari in privato. No, è una storia lunga. Okay. Se parlo non faccio, divento, vado così, vedi? Quindi non mi far parlare oggi. Allora, io direi che possiamo ascoltare già il primo disco della nostra Natalie con l'H. Si chiama Anche se nevicherà, però sta la primavera alle porte, quindi speriamo, almeno che non sia come Gigi D'Alessio, perché è l'anima d'agosto. No? L'ascoltiamo insieme e poi con lei ne discutiamo. Pazienza e cura per innaffiarli un po'. Incastro a tempo, musica e parole, perché in mezzo al vento sono rifugio per me. Caleidoscopio tra le tenebre. Il mio primo tatu per ricordare alla mia mente quanto è stata forte, testarda, come non mai avrei perso tutto se avessi mollato, non mai. Ma oh 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 oh, zittito i dubbi che avevo, oh oh, perché ad un certo punto non basta il cielo più se tu non credi in te. Cominciamo alla grande, direi. Beh, che dici? Che cominciamo voce alla grande. Siamo qui con... Madonna, io già mi... Natalie. Sì. Allora, lo devo sbagliare tre volte e poi lo so bene, dai. Natalie. Ok, apposta. Apposta. E allora siamo qui con Natalie che ci ha appena fatto ascoltare la sua Anche se nevicherà. Una bella voce. Bella, beh. Io non capisco. Grazie. Perché gli artisti poi diventano tutti meteorologi. Cioè, mi devi spiegare questa cosa, caro Chicco. Lei direi nominato prima. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà, anche se nevicherà. Ma quello è... Pioggia, piove, senti come piove, madonna come piove. Allora, spiegacelo tu, Natalie. Ma può essere semplicemente, almeno dal mio punto di vista, nel mio caso, che con gli elementi naturali riesco molto spesso ad esprimere quello che sento. Infatti, appunto, questo testo parla di resilienza e quindi della capacità, appunto, di rialzarsi quando si cade, quando succede appunto qualcosa di non molto bello nella propria vita, perché appunto come l'asfalto, quando cade la neve sull'asfalto, certo, anche l'asfalto diventa più bello perché comincia a sbrilluccicare, e così magari siamo anche noi.
perché appunto con tutte le nostre ferite, le esperienze che viviamo, le vittorie, le battaglie, le sconfitte che ci caratterizzano, diventiamo persone più belle. Che bella questa cosa. Mi sento tutto I love you. Che belle parole, che bella metafora. È vero che poi quando nevica le strade anche le buche non ci stanno più. E poi cade nel fuoco. Che bella la neve. Sono meno romantico, no, però certo. Obiettivamente gli asfalti sono più lineari quando nevica, che si riempiono pure le buche. Vabbè, noi per quanto la vediamo la neve alla fine. È vero. Noi me lo ricordo, l'ultima nevicata risale a 3-4 anni fa, ma e forse io la ricordo più. Benissimo, più, sì, di sì, più, io lo ricordo benissimo. Più. Ci furono le Olimpiadi di Torito. Le Olimpiadi di Torito. Tu di dove sei nata lì? Di Bari. Ma di Bari Bari? Bari Bari Bari. Mo' di Bari Bari Bari. Bella Bari, bella assai. A parte che sforna artisti a 360, anche da tutta la provincia, devo dire. Però la città è la città. Ci fa piacere che poi vengano nella nostra piccola realtà. Vabbè, ma noi siamo international, noi ricordiamo che siamo a San Miguel do Brasil. San Miguel do la Brasil. La patria della Sampione, non è arrivato ancora niente. Scusate, comunque ci siamo presi un cazziatone, perché noi vogliamo specificare, comunicazione internazionale, che qui in questa radio la si ha e si paga, e quindi dove sta? Ho sbagliato, aspetta. Salutiamo zio Pino che ci sta vedendo. Ovviamente eravamo ironici. Ovviamente. Ma figuriamoci. Tanto qua la sei più vicino, dove sta? Da qua vivo. Ci troverei, guarda. No! Telecamera, no. Allora, discorsi tecnici a parte, mi è piaciuta molto la tua prima canzone, anche una voce abbastanza orecchiabile, che rimane poi tra l'altro, è una timbrica particolare, direi. Grazie. Particolare, ma che devo dire mi richiama a qualche cantante. Ci può pure essere che si assomiglino, certo, un po' alle, certo, timbriche, no? Per carità, sì. Però sono ancora, è ancora presto per dare il mio giudizio. Ti ascolterò durante il corso della puntata e capirò anche a chi, oppure se sei originalissima, è la tua, cioè... lo scopriremo. Tanto noi non imitiamo nessuno. Il prossimo disco che vedo in scaletta è di una persona a me molto cara. Cioè, nel senso che... Ah, scusate. No. Come no? Sì, invece. Si tratta di Caparezza con Una Chiave. Lo ascoltiamo e poi insieme alla nostra Natalie ne parliamo, perché ha scelto di far ascoltare proprio questo brano di Caparezza. Conosco dai capelli, crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi, che più difetti, che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa liber, e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto. Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quanto ti sbagli, credimi. No, non è vero che non sei capace, che non c'è una chiave. No, non è vero che non sei capace, che non c'è una chiave. Sguardo basso, cerchi il motivo per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco, e ti fai solitario quando tutti fanno branco. Ti senti libero ma intanto ti stai ancorando, tutti bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti. La vita è un cinema tanto che taci, le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri, il tuo soffitto, stelle e pianeti, a capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri, procedi nel tuo labirinto senza pareti. No, non è vero che non sei capace, che non c'è una chiave. No, non è vero che non sei capace, che non c'è una chiave. Noi siamo tali
tali e quali. Facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani. Abbiamo planetari tra le ossa parietali. Siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati. Ci separano solo i calendari. Vai, tallone sinistro verso l'interno, caronte diritto verso l'inferno. Lunghe corse, unghie morse, lune storte. Qualche notte svanita in un sonno incerto. Poi l'incendio. Potessi apparirti come uno spettro, lo farei adesso. Ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso. E mi diresti, guarda, tutto a posto. Da quel che vedo invece tu l'opposto. Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo. E non aver paura che... No! Cosa? Non è vero! Cosa non è vero? Noi siamo tutti capaci qui a Radio Punto Musica, We Believe in Music. Oggi ospite la nostra Natalie. Visto che stavolta l'ho detto bene, l'ho detto tre volte, devo fare la cacata e poi bravo. Che ci ha portato questa bella canzone che non molti apprezzano e sinceramente non ne capisco il motivo. Perché questa mi piace, per esempio. Questa è una delle più belle di Caparezza. Sì, è la mia preferita. Sua. Anche perché di Caparezza si deve apprezzare molto il testo piuttosto che o la sonorità o la musica, perché i testi di Caparezza sono sempre carichi di contenuti che poi lasciano anche una piccola libera interpretazione. Esatto, cioè sono molto complessi e quindi se lo ascolti lo devi veramente ascoltare. Esatto. Però appunto, cioè, questo testo è veramente bellissimo perché parla appunto di lui che certo. Parla a se stesso bambino, comunque ragazzino, che era pieno di insicurezze, di incertezze, magari provava anche un senso di estraneità rispetto al mondo. Però appunto gli dice, cioè, non ti preoccupare perché c'è sempre una soluzione, c'è una chiave, troverai il tuo modo per farcela. E quindi per me è veramente bello. Quindi un po' come ha fatto la Ferragni a Sanremo. Io non volevo diventare famosa, non era questo il mio obiettivo. No, però volevo fare qualcosa che avesse un senso. No, Ha trovato il senso. No, vabbè. Però vedi la maturità musicale di questa nostra ospite oggi? È molto... Pur essendo giovanissima, certo, esatto. Qualche anno meno di noi, però dai. Ci discostano pochi anni. Pochissimi, devo dire. Pochissimi. E mi piace che tu ti studi anche un pochettino la musica, i testi, proprio per... Tu scrivi anche le tue canzoni. Sì, sono quindi, cantautrice. Quindi è fondamentale capire anche a chi ispirarsi per avere poi una scrittura fluida ed avere pure qualcosa da dire, certo. in note. E io concordo pienamente con quello che hai detto e noto in te proprio questa maturità. In famiglia avete musicisti o sei l'unica con l'aspirazione, allora, artistica? C'è mio padre che ha sempre suonato la chitarra, infatti fin quando, cioè, quando ero piccola voleva a tutti i costi insegnarmi, ma io fin quando non ho deciso per i conti miei la tua non chiave ancora, esatto. E poi c'è un mio cugino che però, cioè, vive a Bologna e fa il musicista. Non ti, sì, preoccupare. Sì, insomma, non mi ricordo bene, però è uno strumento, ecco, il flauto. No. La diamonica. No. Il violoncello. Ma se fa così non lo ricorderà mai. È tipo la viola però gigante. Il violoncello. No, non è il violoncello. Vabbè, il violone. Violone. Mi hai preso per un violone? Tu devi pensare che da noi c'è Frankie che suona i citofoni ed è un artista, è giusto, capito? E anche lui a suo modo lo chiamano ai concerti, suona i citofoni. È un suono anche quello lì. Angelo White, tu suonerai un citofono prima o poi? Prima o poi. Io uno ce l'avrei da suonare, mo. Non so se è pronto o meno. Non è pronto. Che... Non è pronto. Me lo faccio sentire anche prima. Poi quali saliti c'è questo? Ah, ok, cioè, abbiamo tutti i suoni. Vabbè, intanto alla casa White, alla White House ci sarà pure lì il citofono. Sì, quello di Alexa. Porta. Alexa, apri la porta. Io, è vero che si può cambiare il nome Alexa, cioè dire un altro nome? Più Peppino. Peppino, si apri può la fare? Non lo so. Io la chiamerei Lina. Lina? Lina. Guarda che figa sta roba. Lina! Non arriva, no.
Non lo so. Va bene. Intanto voglio ricordare agli amici a casa che possono raggiungerci al 393-282-4444, il nostro numero WhatsApp dove scrivere i vostri messaggi, le vostre richieste, le vostre domande alla nostra Natalie magari, oppure semplicemente per salutare Scat. Che se volete, sì. Questa domanda invece la voglio fare io, Natalie. Sei più... Che ha stato... Ti piace più essere, hai detto che sei una cantautrice, sì. Ma delle due, diciamo così, derivazioni, ti piace essere più cantante o più autrice? In realtà penso che ci sia un equilibrio molto importante nella mia musica. Sono tipo, tu non hai mai scritto per qualcuno? No, non credo che mi piacerebbe. Okay, tipo, se vuoi scrivere una canzone per noi, noi vogliamo entrare nel magico mondo della musica, non ci siamo ancora riusciti. Chiediamo featuring e non ci caga nessuno. Chiedete a qualcun altro, sono troppo gelosa dei miei testi. Qui cadi. Sto chiamando qualcun altro. Lui vuole a tutti i costi cantare, vuole fare un featuring. Perché, diciamoci la verità, cara Natalie, gente come te è merce rara. Però c'è tanta gente che non ha né armi né... Quella cosa che mi dà la rabbia, che non ha né armi né parte. Bastano due like, due cose, e all'improvviso diventiamo consulenti mondial casa. Ma mo cambia la sola musica, cambia in questo senso. Con quella... Con quella notizia che ho prima, abbiamo, di cui parlavamo, di Mete SIAE, non si potranno più mettere che Radio Punto Musica paga la SIAE. Ricordiamolo. Non spingerle di pure trombucca. Non sarà più possibile diffondere la musica in un certo modo. Sì, penso che sicuramente è qualcosa di negativo da una parte, sia per gli affermati che per gli emergenti. Però magari questa cosa servirà a togliere un po' di pigrizia generale che c'è nell'ascoltare direttamente da Instagram e non andare nemmeno a cliccare per finire su YouTube, su Spotify, non so, da che qualche altra. Serve molto, esatto. No? Quel click è importante. Sì, sì. Ma questa è la domanda, fuori. Vedi, quando io faccio la storia con Angelo Bianco mentre lui si denuda, per esempio, e metto una canzone di Natalie di sottofondo. Fa un po' schifo. Lo so che fa schifo, però. Vabbè. Cioè, Natalie prende i soldi, niente, non prendi niente tu. Cioè, se io faccio la storia e metto la tua canzone, sì, tu guadagni. Ma allora, sinceramente, cioè, guadagni, lo so che è una parola grossa. Sì, sinceramente non lo so tramite le stories di Instagram quanto si guadagni e come. Non lo so esattamente. Però a livello proprio di visibilità, per noi comunque ovviamente è utile. Quindi... Ma tu hai un pannello, che ne so, quindi queste sono domande che alla fine mi voglio chiedere. Cioè, c'è un pannello per vedere che oggi ti hanno condiviso in 30 storie la tua musica? Tipo dai reels si può vedere chi ti ha condiviso. Dalle stories forse sì, ma io non credo di saperlo fare. Guarda, per come funziona quel tipo di discorso. No, non lo so, vedi, io sono... A meno che non ti si compilano i bordero. Sì. Con i tuoi titoli, peraltro, perché tu da lì puoi avere solo hype, nel senso che puoi avere il tuo brano messo in risalto, poi in tendenza. E poi fai tendenza, lo usano tutti, ma a parte da Spotify, dove tu puoi avere più click, più ascolti, più stream, eccetera, eccetera. Esatto. Per vedere Ternitz, devi morire. Devi concretizzare. Cioè, credo che un ascolto di una canzone costi 2 centesimi. Una cagata. Sì, pochissimo. Poi ci si lamenta che la musica italiana non spopoli, insomma. Ma boh, c'è da fare. Mo intanto inseguiamo i sogni. Certo. Poi quando troveremo, torno sullo stesso discorso, la chiave giusta, e poi se ne parla. Intanto facciamo quello che ci piace. Continuiamo a scrivere, a fare musica. E poi si vedrà. Assolutamente sì. Prossimo brano di Natalie in questo pomeriggio di We Believe in Music su Radio.Musica. Si chiama Mine Vaganti e l'ascoltiamo. Questa è la storia di una cantautrice egoista che ha bisogno di rassicurazioni per vivere. Una bambina mai cresciuta con problemi di vista che ha iniziato a costruirsi interi mondi per sé. Si è intrappolata nella testa, si è incastrata nella testa, si è incastrata. Ma poi è inciampata nella testa, si è ingabbiata e la vita l'ha scansata. Uno scenario un po' cupo che ti spezza e la battaglia ripare che non si arresta.
scappato anche dai libri dell'università. Ha perso la chiave della cassaforte dei pensieri. Vive lì dentro intermittenza con la realtà. Ma le fa male la testa, allo stomaco una stretta, allo stomaco una stretta. E si sente soppressa, si è incastrata nella testa, si è incastrata nella testa. Uno scenario un po' cupo che ti spezza. Sta male, ma come che ti bella viene? Che bella questa canzone della nostra Nathalie, Mine Vaganti. Questa è sicuramente una canzone, è la tua canzone, giusto? Sì. Senza, guarda, ho sentito le prime tre parole, ho detto, ma questo è biografia. Dopo tanto romanticismo, è stato bello. Ancora, con le Iron Horn. Amarsi non è facile, dice. Quello è un guaio. Questo è facile. Mine Vaganti, ho visto anno 2023, quindi questa sì, è una fresca, fresca. Sì, sì, è contenuta nel mio EP che è uscito il mese scorso. Ah, e si chiama Punto di Luce, esatto. È vero? Sì, sì, c'è sì, anche sì, un brano che ascolteremo all'interno di questo EP. È molto biografico questo? Allora, in realtà tutti i miei brani sono biografici perché sono molto egocentrica. Infatti l'EP si doveva chiamare Egocentrica all'inizio, però poi ho ovviamente selezionato delle canzoni che mi hanno fatto più pensare a Punto di Luce come titolo definitivo. Però sì, è molto personale, perché io non faccio distinzione in realtà tra la persona che sono e il mio personaggio artistico. Quindi in realtà le Mine Vaganti sono appunto tutte le mie paranoie, tutte le incertezze, tutti i pensieri negativi che mi servono ad autosabotarmi. Tu sei una grande stratega. E quindi diciamo che in questo pezzo parlo proprio di quello. Vedi che profondità, Ci sta. Cioè, tu come hai imparato a scrivere, per esempio? Con la penna. Ah, scrivere i testi. Ah, scusa. Se mi avesse risposto alla scuola elementare, sarei ancora più credibile. Allora, in realtà a me piace da sempre scrivere. Ho iniziato anche scrivendo racconti, poesie. E ho iniziato a scrivere in inglese per le canzoni, in realtà. Poi facciamo una bella intervista in inglese. Io so che Kiko ne sarebbe felicissimo. Start now? Ok. Tell me in English. Torno in italiano. Sì. Però sentivo appunto la necessità di scrivere in italiano, perché volevo farmi capire a tutti i costi e soprattutto volevo essere più chiara con me stessa. E quindi in realtà non ho seguito un metodo, non ho seguito niente nello specifico. Solo ho ascoltato tanto e ho cercato di costruirmi un vocabolario tutto mio, con dei termini che mi rispecchiassero. Quello che avevo in mente, no? Scrivere in inglese è più facile, perché sì, le parole sono di meno rispetto a quelle italiane. Sono molto, no? Più musicali. Allora, più facili, allora, da mettere in metrica. Madonna, che caga. Sì. Mo vi spiego, Che cazzo è questo? Mo vi spiego, raga. Stavo spiegando. Ah, sì, chi è questo? Ciccio Gamer. Ma dove le tira fuori, guarda? Non lo so.
E poi parlavamo seriamente di qua. No, dicevo, il vocabolario inglese è molto più ristretto, no? Sì, sì, le parole sono molto più musicali, quindi è anche più facile metterle in metrica, sono più corte, ecco. Quindi rispetto a quelle italiane. Invece ovviamente, in italiano, se sbagli una cosa di grammatica ti... tra l'altro cioè, bruttissimo. Anche in inglese, oddio, non è che ci siano delle regole così rigide sulla grammatica, però le basi, come sì, dire, esatto, è più facile. Molto più facile. In italiano diventa più complicato perché devi unire molti concetti con tante parole, perché noi in Italia siamo fatti così, possiamo dire una roba con due parole e esatto, la stesso concetto con 50 parole. È come... Quanti laureati sta? Bravo. È come diceva Gianni Ciarto, no? È la famosa battuta di Zelig. C'è una signora, dice, tu la mattina ti alzi, apri la finestra ed è una bella giornata, e tu esclami: mo, c'è cazzo di giornata. Invece il giorno dopo riapri la finestra, c'è una giornata cupa, piove, c'è giornata di cazzo. Hai cagato? Esattamente. Capito? Tutto dipende dall'intenzione, dall'ordine delle parole. Come dice lui. Guarda, ti devo dire. Dipende dove lo metti. Dove lo metti. Dipende che così metti. Brutta la situa. Alla fine non è. Vabbè, era giusto per fare certo, concettualizzare meglio questo pensiero di cui stavamo parlando. Ricordiamo agli amici a casa che l'EP di cui stiamo parlando è presente sui digital store. Potete andarlo subito a cliccare, likeare, schiacciare, ascoltare. Però invece di ascoltarlo, ascoltate noi, perché durante la puntata vi faremo ascoltare anche altri brani della nostra Natalie. E non solo, perché ho visto in scaletta due brani pazzeschi. Cioè, la prossima. Belli assai, sono davvero belli. Questa domanda invece voglio fare a Natalie. Ha detto Natalie adesso, cretino. Ho sentito e ho fatto finta di niente. Poteva scattare il telegiornale. Con queste EP, che lo possiamo ascoltare, come hai detto tu, su tutti i canali di streaming, hai pensato di fare qualcosa di fisico? C'è l'idea, la voglia di fare qualcosa un po' di old school? Sì, la voglia, le idee ci sono. Ovviamente mancano i fondi economici, quindi appena saranno costa ancora tanto fare degli... Ma ne puoi fare poche copie, capito? Cioè ti puoi permettere le copie da dare agli amici, alla famiglia, poi... Esatto. Chi è? Ah, non suonato. Ah, stavolta non sono stato veramente, non sono stato io. E invece qualche live... Allora, live per adesso soltanto contest a cui parteciperò. Ok. E poi ospitate, grazie anche diciamo all'etichetta che mi segue, a un'agenzia che mi segue, che mi permetterà appunto di... Chi ti sta seguendo in questo momento che dobbiamo chiedere i soldi? Ah, ma a cui chiedere i soldi nessuno, però Alfa Agency. Ma tu sei cuscio voi? No! Aiuto! No! Qualora ce ne fosse stato bisogno, ho dimostrato di essere più forte. Penso che non ci sono dubbi su questo. Uscire a te, posso mettere? Non lo so. Adesso arriviamo da te. Matto, chi è venuto oggi? No, io non lo sapevo. Una surprise. Io non sapevo nulla. Se non lo metti in preascolto, lo prendo. Piero, e dici che se doveva andare questo? È tornato qua. Mo ci voglio. C'era la tua base. Salvato. Devo partire fra due giorni. Ah. Adesso arriviamo. Ne approfittiamo per mettere i due dischi in sequenza. Poi, allora, cara Natalie, era un imprevisto. No. Non eravamo assolutamente. Ovviamente, cioè, lui è il principale della radio. Cioè, cos'è in questo momento? Scusi. Ci sono? Sì. Non volevo disturbare, però sappi che oggi mi hai rubato il poster, ero io il guest. Mi dispiace. Ma l'ho detto che dal 2020 che doveva venire, ti hai rubato il posto. Proprio oggi, mi dispiace, dal 2020, proprio oggi ho rubato il poster. Mi dispiace. Mi perdona un po' come l'altezza, oggi, eh? O ce l'hai o non ce l'hai. Ho pensato io. E io... Vabbè dai, comunque non mi farti. Allora, facciamo così, mettiamo due dischi in sequenza e facciamo giusto una piccola pausa. Coffee. Ok. Li ha scelti lei. Grande, meno male, perché proprio adesso sceglieva Angel White. Rimanete con noi qui su Radio.Musica. We believe in music.
La buona musica ha finalmente trovato casa. Sei su radio.musica. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun. Cioè, posso dire, finalmente un grande disco. Cioè, complimenti, una bomba. Allora, vabbè, io capisco che il padrone, però faccio entrare a noi, cioè un po' di... No, 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 è giusto che... Ah, è giusto, chiedo, chiedo scusa se mi sono permesso. Se vuoi lavorare ancora, scatola. Chiedo scusa se mi sono permesso. Allora, la voce che avete appena ascoltato è quella di Piero Scratch, che ci ha fatto questa improvvisata in questo pomeriggio.
Grazie, grazie. Vedi, qualcosa è cambiato, funzionano adesso gli applausi. No, ho trovato una tecnologia di alto livello, cioè c'è sempre un'evoluzione. Un upgrade. Fate veramente i complimenti. No, lo puoi fare tu, ci sta guardando dal Qatar, il nostro Emilio ci sta guardando. Un saluto al Dio Supremo. Stiamo ancora aspettando la data, però in Qatar è passato un anno, la pandemia non c'è più. Stiamo organizzando. Perché non siamo andati ancora in Qatar? Perché è un po' complicato. Ma leggermente complicato. Saliamo su un aereo e andiamo, giusto? Certo. Dov'è la difficoltà? Boh, da nessuna parte. Andiamo a me che mi si tappano le orecchie. Ah, vabbè, laggiù gomma. Quando se le... Però andiamo a fare una bella serata in Qatar. Capito? Fai tutto il preserata, canti, voce bellissima, stupenda. Io poi faccio il DJ set alla fine e okay, ci ubriachiamo a spaccare. E sai chi mettiamo in voce? Chi? Nessuno, perché tanto non capiscono. Va la pena. Ah, volevi venire tu? No, va la pena. No, va la pena. Se vuoi, te li facciamo portare le valigie. No, a schiacciare i bottoni. No. Allora, Nathalie, lui è Piero Scratch, vi presento, è stata un'improvvisata, noi non sapevamo. Che bella questa è la mia presentazione, ah, quando arrivo. Sì, quando arriva, no, perché bisogna tutti sull'attenti. Vabbè, ma andiamo avanti, non togliamo tempo agli artisti. Intanto, no, diciamo che Piero ha apprezzato la scelta artistica della nostra Nathalie con Elisa e poi con questa canzone del film Sister Act 2. E abbiamo apprezzato e ci ha fatto molto piacere riascoltare questi due brani. E io mo sono un poco, come dire, emozionato, perché nonostante ci conosciamo da sempre, però fa sempre un certo effetto. Senti il cuore a mille, insomma, eh? Un po' di ansia da prestazione. Sì. Che belli effetti che vi fate, tutte e due. Non ti preoccupare, non ha di questi problemi, non arriva neanche alla prestazione. Che scemo. Due paroline, Piero ci è venuto a trovare perché proprio tra poco partirà per un grande tour, si può dire così, una grande ospitata negli Stati Uniti. Wow. Che cazzo è sta roba? Si sente solo da un lato. Ma sei scemo, sei, queste cose robacce. Ma chi l'ha messa sta roba? Vabbè, non è giusto. Infatti, vabbè, ok, basta. Sarà presente alla Miami Music Week. Dove ci saranno, lui farà due DJ set proprio a Miami. Sì, bellissimo. Sì. Quattro. Sono quattro. Non lo stesso. Due al giorno. È una settimana, è un weekend, quindi. Ma ti sei preparato un po'? Cioè, sai qualcosa? Piero, a malapena ho visto che sei la Music Week. Non so come l'ho azzeccata, ma io mi Music Week. Vabbè, comunque sì, è vero. Non è vero, invece l'ho letto. Che cacchio. No, però è vero che sto lì, sono qua. È vero che sarà a Miami, è vero che, insomma, Piero Scratch è una realtà che sta crescendo man mano e crescerà ancora musicalmente e artisticamente, e ci fa grande onore averlo qui con noi. Grazie, grazie. Anche perché Piero ci porta fortuna, è lui che di solito apre la nostra stagione radiofonica, è lui che poi la chiude. Questo quindi intermezzo. Quindi abbiamo... oggi che era un extra date, dice, ah, pensavo che avessimo finito oggi. Guarda, c'è Nathalie che ha rubato il tuo spazio. Vabbè, infatti ho detto a Peppone che lì dietro le quinte il mio manager là lì dietro, e ho detto: Peppone, andiamo e riprendiamoci ciò che bravo, bravissimo. Perché sta ridendo quello? Perché le ha buttato la gomma da masticare nel caffè, ignaro. Pensavo fosse finito. Ignaro del fatto come che come mezz'ora per bere un caffè. Vabbè, lo puoi bere lo stesso. Se poi potrei dire che è limonato con scattone. È la proprietà transitiva. Tanto è la menta. Un ginseng alla gomma, alla cera. Vabbè, ragazzi, andate avanti, continuate con le domande a Nathalie, che vedo che avete preparato questa volta.
No, è solo una scaletta. È tutto preparato. Non è vero. Te ne sarei accorta che è tutto improvvisato. Ma quella è la bravura degli speaker. È vero, è vero. Bravo. È vero. È di facciate perché c'ha le telecamere puntate e allora. Sono chiacchiere. Vuoi mettere la video qui per favore? Così, così ci vediamo un po' tutti. Sì, così ti potrai pure vedere tra poco. E allora, visto che dobbiamo riprendiamo il nostro cammino, noi chiediamo come mai ha scelto queste due canzoni la nostra artista. Ok, Dancing perché Elisa per me è l'artista italiana più, almeno una delle più complete, e perché amo il modo in cui realizza le sue melodie che sono molto americane. Mi piace soprattutto l'Elisa, diciamo, dei primi 2000, che perché quindi quella più inglese, diciamo. Esatto, così. Esatto. E invece per Lauryn Hill, perché io adoro il coro gospel, ho anche fatto parte di un coro gospel. Vedi. Quindi lo conosci Sanae? Per favore. Per favore. Ho chiesto, domandare lecito, rispondere cortesia. Beh sì, comunque la conosco. Tutto qua, a posto. Va bene. Ho fatto anche parte di un coro gospel che ha seguito nella tappa a Bari la cantante gospel Cheryl Porter. E quindi è stato bellissimo, quindi questa è una delle Vedi che bravo, bello, ci piace. Sì. Poi mi chiamala per fare qualche sample nelle tue produzioni. Ci sarà una ci sta la grande una cosa gospel. Ce l'hai tu? Cos'è il gospel, Chicco? Quel coro di sole voci che creano anche la musica. Vabbè, diamogliela per buona. Hai capito? Detto spartanamente così. Poi se avete delle citazioni. Signori, un applauso per We Believe in Music. Edizione straordinaria alle 17.47, sempre qui, sempre live a Radio.Musica, We Believe in Music. Ancora una volta, ancora questa settimana, abbiamo fatto l'ennesima figura di merda. Applauso. Prendiamo pure quest'altra. Sta pure Piero. Dite la verità, vi sono mancato. Amore. Sì. Non immagini quante le ne faccio fare. Però ho deciso che questa volta, quando vi vengo a trovare, sono più buono. Sì, vedi, però oggi siamo fortunati. Vedi, c'è Piero che ha portato il dolce. Vuoi salutare? Vogliamo anche ringraziare Anna, per piacere. Perché Anna cosa ci ha portato? Ho voglia di ballare un reggae in spiaggia. Voglia di qui tra le mie braccia in una tazzina per fare tutto quello che non si poteva. Che cosa? Ho voglia di caffèuccio, caffèuccio, caffèuccio. Ho voglia di caffèuccio, caffèuccio, caffèuccio. Ho voglia di caffèuccio, caffèuccio. No, non ci credo. Ma l'hai fatta tu di nuovo. L'hai fatta di nuovo, tu l'hai fatta. Vedi, guarda Piero, secondo me questa la porta negli USA. Aspetta, USA. Ti chiedo scusa per loro, veramente. Lo so, ma era così anche prima il programma che arrivassi io. Si è solo amplificato. Esatto. Mamma mia. Ce l'hai quella settimana scorsa? Aspetta, quella della settimana scorsa. Ah no, sesto fa, senti il fatto. Cioè questa, senti, ascolta. Sex. Povero che si ammazza. Express. Love. Aspetta. Sex. Caffè uccio. Express. Love. Sex. Caffè uccio. Express. Love. Sex. Caffè uccio. Express. Vabbè, ma abbiamo capito. Caffè uccio. Express. Caffè uccio. Express. Caffè uccio. Express. Caffè uccio. Express. Andiamo avanti, parliamo di un argomento che ci piace tanto. Quanto caffèuccio meritate voi? Con la tazzina vuota, in certi momenti della serata eravate 8-4 milioni di spettatori. Io vi ringrazio proprio col cuore. Allora, Christian Marchi ci ha scritto. No, ma infatti sto per mandare un messaggio. Aspetta, no, prendo il telefono. Perché è proprio, guarda. No, ci ha scritto. Ci ha scritto su Instagram. È vero, lo so. Sì, scherzando. Sì, mi hai mandato al post. Non le volete di non scrivervi più. E mo, chi era quella che avete doppiato? Mo, la Marone. La Marone. L'amoroso. Marrone, pensavo. Un misto fra, vabbè, perché
cioè quello Cristian Marti sta chiamando. E voi non lo sapete, ma sì, cioè ma che Bluetooth, a me lo ascoltiamo. Cristian, ti sto mandando un vocale da We Believe in Music, radio.musica. Ho scoperto che hanno usato Love Sex American Express per fare un jingle della loro pausa caffè. Lo potete rimettere di nuovo? Con la Barbarella. Ah, comunque vi ha scritto l'altra volta. Vi ha scritto la settimana scorsa. Sì, okay. Sì. Vai, vai. No, va bene. Forza che si consumano gighi. I wanna hold your body, girl. I wanna make your body mine. Love, sex, stress. Love, sex, stress. Love, sex, stress. Love, sex, stress. E insomma, questa è la situazione, Natalie, perdonaci, però no, vabbè, qua ci ha scritto Cristian Marchi, magari tu non lo conoscerai, dirai chi è Cristian Marchi, però per noi è un nome del DJing italiano. Rispetto a prescindere. Ciao Natalie. Ciao. Chi è Cristian Marchi? Non lo so. No, non lo dire perché... vabbè, ma lei fa un altro tipo di musica. Lei è cantautrice, capito? Mo. Ho capito, ma io Laurin Hill la conosco. Scusa. Ma perché tu hai una cultura. Conosco Sister Act, lo adoro. La parte finale del film che hai scelto prima, quando la vivo, non lo dico mai a nessuno. Mi viene da piangere, piango, sono felice. Questo e non solo questo, a We Believe in Music, a Radio Punto Musica, prossimo disco della nostra Natalie, si chiama Punto di Luce, è il disco che dà il nome poi all'EP che hai appunto pubblicato, lo ascoltiamo insieme e poi insieme a te ne discutiamo, okay. Rimanete con noi qui a We Believe in Music. Odio parlare di me. E poi quando ho paura non la smetto di correre. Scappo dai pensieri come fossero dei treni. Ma sto sui binari e non riesco a muovere i piedi. Chiamami matura cronica e poi godarda. Il coraggio lo trovo sempre solo tra muri di carta. Fuori dai miei diari sono fragile. Danzare sopra questo filo spinato che è la vita un po' beffarda che a volte mi taglia, scegliere mi salva dall'incubo di non vivere. Questo è il nuovo pezzo che ci ha portato Natalie, Punto di Luce, tratto appunto dall'omonimo EP che si chiama appunto, caro Chicco,
sì, punto omonimo. Di luce. Bravo, è brava ragazza. E ci ho fatto, scusi. Ah. Intanto Piero va distribuendo Nutella. Lasciateci un segno di pace. Nutella birredi. Nutella birredi ogni dove. Pagati quelli dal bar li ho comprati. Pure, manco. Scusi, l'ho pagato tre volte tanto. Anche Anna ha portato il caffè oggi con la zeppolina, perché domani è 19, festa del papà, e quindi il dolce tipico. La zeppola, la San Giuseppe. Che io non posso mangiare. Led Zeppelin. Non lo puoi mangiare? Manco io. Non vedi che le vado regalando? Vabbè. Allora, cara la nostra Natalie, parlaci di questa canzone. Quando, come l'hai scritta? Perché l'hai scritta? Ovviamente questa è una canzone. Anche questa è una canzone egocentrica, giusto? Sì, l'hai definita così? Sì, sì. Allora, l'ho scritta verso la fine del 2021, quando ero in quarantena per il Covid, quando me lo beccai. E in un paio di giornate, dato che avevo finito l'università da pochi mesi e avevo deciso di dedicarmi totalmente alla musica, ho scelto di scrivere appunto questo brano, dove mi dico: devo avere io la possibilità di scegliere, di sbagliare, di cadere. Nessuno mi deve dire cosa devo fare, perché tanto se faccio qualcosa che mi dice qualcun altro sbaglio lo stesso. E quindi ho scelto di dedicarmi totalmente alla musica, che è ciò che illumina, diciamo, i miei momenti bui, mi rende un punto di luce per me stessa e che spero mi renda un punto di luce anche per chi mi ascolta. Guardi quanto è profonda e matura. Ma pure le spiegazioni dei brani, sembra, te le sei preparate, cioè, guarda, le tiri fuori così. Guarda, è vero che mi ha tolto il posto oggi, vabbè. Però mi piace questa ragazza. È brava, anche ottima, ottima scelta, cioè, non so chi ha fatto il... È lei che ha scelto noi, eh. È lei che sceglie noi. Io non mi ricordo più se mi hanno scelto loro, se c'è stato... Sinceramente non lo so. Ne è passata di acqua sette ponti. Senti, non dico niente. Ma sai perché non abbiamo, non ce la siamo sentita di dire di no, Natalie? Perché dal 2020 che doveva venire qui. Dalla prima edizione, anche nella precedente struttura, è proprio oggi. E sai come vanno queste robe. Poi tu vai a Miami e non siamo riusciti a... Vabbè dai, Natri, dammi la chitarra. Suono io. Lui suona, ma ho altri sì. tipi di strumenti. Vabbè, ognuno. Nessuno. Vabbè, i CDJ sono uno strumento. Natalie, ti faccio questa domanda importante. Secondo te il CDJ è uno strumento? L'aggeggio del DJ? L'aggeggio, facciamo un applauso ragazzi, grazie, grazie. Natalie non sa cos'è un che CDJ. Che profondità. Peppo, ma che sei venuto a fare oggi? Peppo è il tecnico, Peppo. A stare, a stare. Devi, adesso spiegherai qual è, cos'è il CDJ, Peppo. Facciamo spiegare a Peppo cos'è il CDJ. No, io sinceramente vorrei più sentirla dal vivo. Oppure domani alla tua lezione di master, la tua masterclass, ognuno può venire a imparare cos'è il CDJ. C'è problema, ragazzi. Potete venire. Paghi il cammello. Non c'è problema. Io ho perso le parole. No, appunto, no, perché hai perso le parole. È come ha detto il buon Piero, perché adesso comanda lui. Io vorrei sentirla dal vivo. È venuto apposta con lo strumento. Quindi la nostra Natalie. Cosa ci fa ascoltare in questo momento? Natalie, se ti fidi, visto che scatta, c'è anche il ciambalò. Ah, sì, se vuole. La percussione. Ah, cioè. Radio punto musica con la pizzicata. Ma me lo fai a pizzica? La pizzica! Ce ne andiamo all'USA, l'endo, all'umare, l'usole, l'uendo. Basta. Gli amici salentini saranno felici. Saluto Gio Nicola da Copertino. Natalie, quando sei pronta, avvisali che gli stacco i microfoni. Un attimino, che stavo là. Ma sappiamo cosa ci suona, Natalie. No, ce lo devi dire, lei ha surprise. Questa è una delle tante surprise di Radio Punto. Lei suona e tu devi capire il titolo del brano. Al massimo, okay. Fai una cosa: siccome mi hanno detto che dobbiamo fare in verticale, fai il video. Che poi ci servono i reel, le cose. Ma la sei, non paga più, non si parla con me, le cose live. Non ti possono rompere i coglioni, capito? Cosa hai detto? Ho detto, se lo mettiamo... Oh. A te, Monassia, niente, per parlare. Non parlate mai della sia. No, noi paghiamo. Radio.musica paga, Ok, ci sono. Non parlate mai della sia. Vi faccio sentire il primo pezzo che ho pubblicato su Spotify, YouTube, eccetera. Che si chiama Fuori Tempo.
facciamo a gara di tristezza, tra l'alcol e una sigaretta. Tu mi parli dei tuoi tagli, io ti parlo dei miei sbagli, rattoppiamo i nostri tagli. Questa vita è imperfetta, non ho detto maledetta, che se mi aggrappo ai malumori sono troppi timori di restare sola e persa in questa testa. Ah, in questa testa. Sposti con la mano i capelli e dici non guardarmi con quegli occhi, altrimenti vinci. Mentre il sole bussa fuori alle porte e tu sorridi. Hai fatto un golpe al cuore, ci hai scavato un buco nero. Ho perso anche la cognizione di ciò che è falso e ciò che è vero. Ho perso un po' l'orientamento e adesso vado fuori tempo. E no, che non era previsto, ma non posso farne a meno. Non giocare col mio cuore, scusa, un posto incasinato. Non so come l'hai provato e perché ci sei cascato. Ora è buio e desolato. Perdona i miei sentimenti, son pure loro diffidenti. Quando l'amore è abitudine diventa solitudine, ho paura di cadere in mille pezzi. In mille pezzi. Poi mi sposti con la mano i capelli e vedi la mia ansia, le paure, le incertezze in piedi. Io ti abbraccio come se non ci fosse un domani. Rimani. Hai fatto un golpe al cuore, ci hai scavato un buco nero. Ho perso anche la cognizione di ciò che è falso e ciò che è vero. Ho perso un po' l'orientamento e adesso vado fuori tempo. E no, che non era previsto, ma non posso farne a meno. Che ce ne facciamo le derby italiane di quarti? La Champions è qui! Signore e signori, Natalie! We believe in music! Grazie per lo scratch! Lo cantiamo tutti insieme! Si è imbarazzato, eh? Lo so, l'imbarazzo è palpabile. Dai, non fa niente. Mamma mia. No, non è vero. Perché? Questo è il trattamento che riserviamo ai non plus ultra dei nostri ospiti. Ma hai sentito il brano? Bello. Assolutamente sì. Mi metti da champion. Per dire che è stato un escalation di gioia, di gioia. Natalie, tu sei d'accordo? Ma sì. Guarda, te la do buona. Non lo so, dovevo mettere questo? Dimmi tu. Sentiamo. Dovevo mettere questo? Non lo so. Allora, ogni volta mi dovete dare le mazzate. Pino, licenziali. Arrendetevi! Siete circondati! A chi è questo modo? Generale. L'hai preso. Io mi immagino la ricerca che fanno per fare queste cose, capito? Cioè, tu cerchi la melodia, le parole, scrivi, e loro cercano queste cose. Ma chi sei tu? Chi ti conosce? Vabbè. No, vabbè, ci sta. Possiamo andare avanti che mancano 15 minuti e poi arriva Ciccio Montenegro. Vabbè, quello viene alle 7, quindi in ritardo. Ciccio arriva alle 19, arriva, sì. Ma il programma che ora termina? Alle 30. E quella mezz'ora è mia? Se proprio insisti. Scusa. Vabbè, beh. Se proprio vuoi. Va bene. Non è problema. Allora, cara Natalie, è grande e bello anche l'interpretazione del brano. È stata molto molto simpatico questo regalo che ci hai fatto, anche se il contesto era molto no, però ci sta. Però in un live, famiglia. È sempre un live, no? Esatto. Il live è sempre un live.
Io voglio ricordare agli amici che sono a casa che possono contattarci al nostro numero di telefono WhatsApp 393-282-4444 e come sempre nel nostro box su Instagram, e il box a cui abbiamo riservato lo spazio per le domande dedicate proprio alla nostra Natalie. Infatti invito il nostro scatone ad andare un attimino a controllare sul nostro... Era proprio quello che stavo facendo. Allora, facciamogliela subito quella domanda e ce la togliamo davanti, che è l'altro del chiedi tutte le settimane. No, non gliela voglio fare. Non gliela vuoi fare. Piuttosto allora, vorrei chiedere a Natalie, Sanremo per te è una meta, è una destinazione, un traguardo, ci arriverai, vuoi, ti allora, piacerebbe? Allora, è una grande meta, cioè mi piacerebbe tantissimo andarci. E quest'anno come ti è sembrata la musica di Sanremo? C'erano canzoni che mi piacevano, altre che no, però alla fine la musica è soggettiva, quindi... È soggettiva, no? Che vuoi? Che è successo? No, sto ascoltando. È tipo... il solito. Per esempio, il vincitore per te è meritato? Ti piace? Allora, sinceramente sì. Allora, sul podio non avrei messo Mr. Rain. Ah, ok. Sinceramente. Sinceramente no, ma ci sta che l'abbiano messo lì, anche perché molta gente in realtà non lo conosceva, quindi... Fai bene. Però sì, non avrei messo Mr. Rain sul podio. Lazza invece? Lazza mi è piaciuto. Vedi, anche a me è piaciuto. L'ho già sentita masterizzata, remixata già 4 volte, cioè 4 cose diverse. Piero, tu vuoi fare un remix di Lazza? L'ho già fatto. Tu non l'hai sentito, Treco, tu hai sentito il remix. Io quello di Piero non l'ho sentito. Se me lo passa, lo devo pagare. Dove sta, su Beatport, da qualche parte? Suca. Vabbè, mi piace come piattaforma. Tracksource. Guarda, se proprio vuoi, Nateri mi dà il permesso, vi posso far sentire una in anteprima che esce a fine di aprile. Uè. No, scusami, a fine di agosto. Piero Scratch e Angelo Ferreri insieme. Angelo Ferreri, il più grande DJ della Jackin House mondiale. Posso, Natalie? Certo. Il cugino di Giussi. Ma ci mancherebbe, tutto le combinate, una cosa, ma la fa pure a me. Vabbè. Allora, un attimo che tento di inviare il WeTransfer. Però andiamo avanti col programma. Sì, puoi anche inviarla tramite Bluetooth se vuoi. Dopodiché deve essere cancellata. Non può rimanere nei nostri archivi, capito? Va bene, non la mettiamo neanche sul capito? Podcast. Salutiamo Angelo Ferreri che sicuramente non ci sta sentendo. Angelo! Però potrà rivedere, riascoltare la puntata, anche questo pezzettino, solamente nel nostro podcast che è pubblicato. Venga qua, si presenti. Cazzo. Vabbè. No, lo cancelliamo dal podcast. No, cancella questa parte. Dico solo questa. No problema, abbiamo il nostro video editor. No problema, amico, qua facciamo grande tutto. Io direi che possiamo ascoltare il prossimo di brano invece. No, ma facciamo un'altra domanda. Che invece è una scelta della nostra Natalie. Si tratta di una delle canzoni di Ultimo. È andata di culo. E io cercavo proprio di collegarmi a Sanremo. Vuoi sentire un disco? Mettiamo un po' di musica. Pupo e Giganti, Cugini di Campagna. Si tratta di Mille Universi, Ultimo, qui su Radio.Musica. Più di un telefono nuovo, voglio sempre di più per colmare sto vuoto. Ho la rabbia negli occhi e anche un po' di stupore. La mia vita è una goccia che si tuffa nel mare. Come pensi che stia? Non so cosa mi prende, non so cosa mi uccide. Qui chi pensa poi perde, io non credo più in niente. Ci ho provato a cambiare, poso i dubbi su un filo per vederli cadere. E quando suono, solamente quando suono, riesco a dirti io chi sono. Sono un punto nel vuoto. Maledette, maledette le persone che non sanno d'essere sole, dopo piangono da sole. Maledette le persone che non sanno d'essere sole, dopo piangono da sole. Maledette le persone, sì, maledette. Cosa credi che siamo se non piccoli?
sole frasi, se non grandi illusioni schematizzati con nomi. Vuoi un messaggio di speranza? Beh, cambia artista. Vuoi sentirti dire che andrà bene? Beh, cambia artista. Sono fatto così, bipolare col dramma di chi sputa così. Le domande su carta e prego, prego, anche se in fondo io non ci credo che qualcuno sente e apprenda le mie angosce. Io credo alla guerra di coscienze in contrasto dentro un'anima sola. Siamo mille universi dentro una sola persona. Prendere o lasciare, o mi comprendi oppure uguale. Tanto il mondo sa ingannare con le pubblicità al mare, dove tutti sono uguali, nessuno si chiede niente. Ma il set ora è finito, tornate ad essere niente. Maledette, maledette le persone che non sanno d'essere sole, dopo piangono da sole. Maledette le persone, maledette le persone che non sanno d'essere sole, dopo piangono da sole. Maledette le persone, maledette, maledette le persone che non sanno d'essere sole, dopo piangono da sole. Maledette, maledette le persone che non sanno d'essere sole, dopo piangono da sole. Maledette le persone, maledette. Maledette le persone che non sanno d'essere sole, dopo piangono da sole. Maledette, maledette le persone che non sanno d'essere sole, dopo piangono da sole. Maledette le persone, sì. Maledette. Questo era Ultimo con la sua canzone Mille Universi. Ma Ultimo, perché? Cosa? Cioè, siamo partiti da Caparezza e mo siamo arrivati a... Dico bene, signor Piero Scratch, professore, dottore? No, vabbè, a me Ultimo non piace, quindi... A te piace? Perché è vero, Ultimo... No, non lo apprezzo. Crea o troppo amore o troppo odio. Non si è mai capito il perché di questa cosa. Tu sei nella fazione troppo amore, suppongo. Ero. A me piace Mr. Ah, Rain. È supereroe come gli è te. No, ero nella fazione, diciamo, più amore. Però in realtà poi, cioè, oggettivamente alcune canzoni sono molto belle. Cioè, bisogna andare al di là di quelli che sono i pregiudizi e capire che comunque oggettivamente alcune canzoni sono fatte. Sì, bene. Quello sì, quello sì. Però sai, sempre questa nota un po'... Cioè, è sempre l'artista che sembra un po' sfigato, tutti a lui, non vince mai, è sempre l'ultimo. Io penso che finché sei coerente, Mario, con te stesso, va bene. Cioè, se lui veramente è stato tante volte ultimo nella sua vita, allora ci sta. Marco, vieni. Se n'è andato, Marco. Ma uno per chiamarsi ultimo nella vita, cioè... Sa, possiamo fare un applauso a Marco? E come? Come, grazie. E ragazzi, di Napoli, possiamo... Allora, qual è la vostra canzone? Fiamme negli occhi dei Comacosa. No, quella che abbiamo. No, cazzo. No, ehi, stiamo in radio, non dite parole. Cazzo non si può dire. Oh, non puoi dire tette, culo. Okay. Sono tutte. Sono vietate. Caspita. No, devi sostituire in aciderbolina. Aciderbolina. Sì, poi okay. È meglio perché poi Twitch. Ok, la nostra canzone Transparent. Transparent. La possiamo sentire? Transparent. In unplugged. No, ce l'abbiamo là. Ah, ce l'avete qua, ve l'hai messa? Sì. Vede. Vabbè. Tutto vero. Grande. Lui è mica amico micio pao pao. Mi piace. È organizzato. Non me l'ero accorto, chiedo scusa, vedevo solo quelli neri. E quelli rossi sono le sue. Ah, ho capito adesso. Questa è una radio tecnologica. C'è anche WhatsApp. Ha due colori. Vuoi dire tu anche il numero WhatsApp per chi vuole mandare i messaggi? Va bene. Allora, per mandare messaggi il numero è 393 282 4444. Semplicissimo.
Grande, questo ragazzo ha un futuro. Ha un futuro, ha un futuro. La strada, la strada. Grazie. Pino, ascolta bene questo ragazzo, che secondo me possiamo togliere Chicco. Anche secondo me. Grazie, puoi tornare nel tuo, puoi andare lì a sfangulare. Cioè, però vedi, la vita di sti ragazzi, guarda, degli artisti, i compagni e le sei veramente, veramente volgare. Cioè, è venuto, sta lì, non ha detto niente. Capito? Pino, c'è Marco. Giusto? Marco ti aiuta a scrivere i testi delle canzoni. Cioè, allora, io sono molto orgogliosa, quindi devo sempre riuscirci da sola. Ok. Abbiamo scritto un pezzo insieme che deve uscire nei prossimi mesi, però. In collaborazione. Uno in collaborazione. Cioè, non è Natalie e Marco. No, Natalie. I collaboratori. Cioè, Natalie in collaborazione con... cioè, è un po' bambina, umiltà, bambina. Comunque me l'ha fatto sentire prima il disco. Fa solo così il ragazzo. Scusa, ti do dove andare. Ti regalo questo, che almeno fai qualche cosa di più. Ma se te l'ha detto che il suo EP doveva chiamarsi Egocentrica. Ma però, quindi... signorina, cioè, da quanto tempo siete insieme? Certo, ma infatti ho scelto lui nel mio EP perché io lo stimo come artista e ha scritto lui la sua strofa. Cioè, non è perché sono innamorato. Ah, c'ha la strofa. Cioè, pensa proprio... se avesse qualcos'altro. Cioè, manco questo è troppo. Perché dura tutto il disco. Ha la strofa. Strofamelo tutto. Natalie, dammi 5. Ma mi piace da morire. Quando torna sta ragazza, voglio venire io qua. Anzi, facciamo il pieno scratch versus Natalie. Capito? Io li metto una cassa. O eccezionalmente alla Gigi D'Agostino. E tu divertiti. Capito? Mario, tu c'hai sempre il mandolino là. Vai. Come si chiamano quelli? Che cosa? Quello è lo strumento là, come si chiama? Un tamburello, già semplice, tamburello. No, il tamburello è pieno. Fai sentire la pizzica, la pizzica. Il tamburello è pieno dentro. Vai, uno. Aie, 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 aie. Non do un cazzo, però provo a fare. Zioni con sacco per te. E c'è la cassa San Isidoro. Basta. Visto che ormai, diciamo che come al solito quando vengo io... sfracciato come al solito. Perché non gli diamo il tamburello a Natalie? Va. E lei ci fa una pizzica. Ma io non so fare la pizzica. Non fa niente, proviamo. Proviamo, vai. Proviamo. Ma abbiamo oggi anche la valle... cioè, ogni... questa è Radio Punto Musica. Anzi, fai una cosa. Prima di mettere trasparente, abbozziamo trasparente a pizzica. Io non lo so. Ti ricordo che è la loro canzone. Quando c'è labbra poi incastrati, incastrati. Tra rami dei miei pensieri. Vivi a nero di ieri. Sfiorami, sfiorami. Con le tue dita di dimettami. Resta qui, trattappa il mio presente. Trovo casa dentro al tuo sguardo. Qui lo devi mettere, The Champion. Qui lo devi mettere. Perché qua abbiamo spazio. Qua ci siamo arrivati nel momento più importante. Io sono molto importante. Punto Mustica, vai! Questo microfono però va un po' in distorsione. No, non devi gridare. È proprio forte. Ok, basta. Io invece direi di ascoltare proprio la canzone originale, trasparente, di Natalie. E poi insieme. Posso dire una cosa riguardo? Sì, hai... proprio la presento un attimo. Come no? Allora, io avevo scritto la prima strofa e poi ho detto, l'ho fatto ascoltare a Marco, che appunto è un rapper, e lui mi ha detto: cavolo, ci scrivo la mia strofa sopra. E così è nata. Dai, figo. Sei un grande. Vai. Spero tu possa trovare un po' di pace in quelle cuffie rosse che hai. Mentre sei nel bus con la testa appoggiata al finestrino e ripensi ai tuoi guai. Oh no. Spero tu possa trovare un po' di pace nel verde azzurro delle mie iridi. Che non sono niente di speciale, ma sono un quadro di un museo per come mi guardi tu. Scrivi una poesia sulla mia schiena e sfiorami, sfiorami. Con le tue labbra poi incastrati, incastrati. Tra i rami dei miei pensieri. La vivi al nero di ieri. Sfiorami, sfiorami.
cosa dentro al tuo sguardo trasparente. Spero tu possa trovare un po' di pace nel grigio del cielo che tuona, che ti rincuori come in una strada silenziosa una vecchia chitarra che suona. Spero tu possa trovare un po' di pace tra le mie braccia pallide d'asi lì. Apprezzare quel corpo che nascondi nelle mie felpe. Mentre ti spoglio non mi sento degno, mi risveglio in gabbia dentro la mia pelle. Spero che un giorno tu possa far pace coi mostri nascosti sotto il fondotinta, mentre sei stesa su un passato incerto di cui ti vergogni e temi non capisca. Se metti eropatica, allora sarò grandine. Ti senti una patica, giuro ti farò piangere. Ti senti lunatica, allora sarò il sole. Ed in qualsiasi caso io avrò cura di te. Quindi sfiorami ed odiami, scherza su tutto e dopo donami sogni di pensieri critici che io prenderò in giro perché la realtà è noiosa. Potrò mi mettere il muso ed io ti scriverò una strofa. Tu stai in ansia mentre si discute perché a casa tua nessuno parla, anzi ci si incazza sempre. Forse ti sta sul cazzo che ti dica quando sbagli, ma non riesco mai a non essere trasparente. Sfiorami, sfiorami con le tue dita, disinfettami. Resta qui, rattoppa il mio presente. Trovo casa dentro al tuo sguardo trasparente. Io comunque scroscianti, scroscianti. Però è troppo alto. Comunque volevo notare che, cioè, lo stavo dicendo un attimo fa, cioè, mezzo disco l'ha fatto, Nastrufa, cioè, ha pure cantato insieme. Vabbè, doveva mettere in luce anche le sue qualità. È così che si fa. Per amore che si fa, visto? Le cose allora, si fanno. Allora, visto che per amore, vieni qua. No, devi tornare. Anzi, dato che questo microfono va un po' in distorsione, se... No, devi allontanare semplicemente. Sì? Perché quello è molto... Prova. Lontano. Oh! Allora, vieni qua, vieni Mario, vieni. Allora, prendi il tamburello della pizzica e adesso ci fai la tua parte tutta pizzicata, capito? Piero, so che non ti devo mai contraddire, ti chiedo scusa. Marco, però. Marco, perché come ti ho chiamato? Mario. Veramente. Scusami. No, no. Puoi chiamarmi Franco Scratch. Allora, sei pronto? Scatti, vieni qua. Che tu sei bravo a fare il tamburo della pizzica. Vieni qua. Vieni. Arrivo! Ci stai riprendendo tu? Cioè metti... io vedo una regia proprio. No, non abbiamo più il video qui. Allora, tieni, fagli un bel ritmo della pizzica. Noi tutti insieme, pronto? 1, 2, 3, 4. Spero che un giorno tu possa apprezzare quel corpo che nascondi nelle mie felpe. Mentre ti sfoglio non mi sento degno, mi risveglio in gabbia dentro la mia pelle. Spero che un giorno tu possa far pace con i mostri nascosti sotto a fondo tinta. Se sei stato un passato incerto di che ti vergogni e temi non capisca. Se metti eropatica, allora sarò grandine. Ti senti una patica, giuro ti farò piangere. Ti senti lunatica, allora sarò il sole. E in qualsiasi caso io avrò cura di te. Quindi sfiorami ed odiami, scherza su tutto e dopo donami sogni di pensieri critici che io prenderò in giro perché la realtà è noiosa. Poi tu mi mettere il muso ed io ti scrivo una scopa. Tu stai in ansia mentre si discute perché a casa tua nessuno parla, anzi ci si incazza sempre. Forse ti sta sul cazzo che ti dica quando sbagli, ma non riesco mai a non essere trasparente. Sfiorami, sfiorami con le tue dita, disinfettami. Resta qui, rattoppa il mio presente. Trovo casa dentro al mio sguardo trasparente. Oh, mamma mia, che mamma mia. Raga, questi sono artisti. Hai visto? Puoi stare qua con me, sai qua. Ormai. Ti piace il microfono? Non è meglio. Non è meglio di fare un salame. Non so come si sente in cuffia, però. Io voglio una versione. Potremmo anche farlo, scusa. Natalie. Alleluia delle lampadine. No, quella Osanna era quella. No, quella che dici tu. Alleluia. No, ho sbagliato. Tu la conosci questa? Io questa no. Ma la impari. Va bene. Allora, quale vogliamo fare? Proviamo a farla tutte insieme con la voce di Natalie, di Mario. Ma veramente? Marco. Di Marco. Come chiamo io? Franco Scratch. Allora, siamo pronti, vai. Siamo pronti.
Possiamo fare la sedia. Che stai facendo? Non abbiamo la base. Che stai facendo? Volevo pensare che tra poco arriva Ciccio Montenegro. Così vogliamo accelerare, per favore. Volevo gli accordi, così li davamo a Natalie. D'accordo. Per farli con la chitarra. Ah, no, facciamo con la chitarra, stile chiesa. Grande. Grazie, ci fai un giro, sentiamo. Non li so gli accordi. Ti ho trovato, passate qua. Vai, vai, vai. Madonna, la Valle. Ringraziamo anche Ganna per la nostra balletta. Io. No. Ah, ok. Dai, hai fatto i cori gospel, hai fatto i cori gospel, dovresti conoscere questa. Senza problemi, solo la suono io, ci vuole niente. Ma dopo me la passi a me un attimo la chitarra e andiamo. Ma voi la sentite? Sì, non ti preoccupare, adesso abbassiamo un po' il microfono. Eccola qua. Dall'inizio la dobbiamo fare? Ma che bello questo programma. Santo, santo, come cazzo? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Siamo in un'altra tonalità, ve lo dico. Sembra Natale, ragazzi. Io andrei direttamente sul ritornello. I cieli e la terra, oh Signore, sono pieni di te. I cieli e la terra, oh Signore, sono pieni di te. Osanna e Osanna e Osanna Cristo Signore. Osanna e Osanna e Osanna Cristo Signore. Osanna e Osanna. Terribile. Pino, ricordati queste cose sempre e solo quando sto io. Ma passiamo allo scherzo telefonico. Ancora no, no. Non si può. Non si può. Ma lo sai che l'ultima volta l'hanno fatto a noi lo scherzo? Ci hanno mandato un vocale con l'ordine delle pizze. Pizze. Giustamente, un po' per ciascuno. Allora, ragazzi, io direi che per oggi è proprio tutto. No, non ancora tutto. Non è ancora arrivato Ciccio Montenegro. Possiamo stare un altro poco, scusa. Come non è tutto? Non abbiamo finito. Perché abbiamo un piccolo regalo della nostra Natalie. Aspetta che qua è arrivato un messaggio. Ma si licenziati. Chicco disperato con le canzoni cristiane, però oggi canta. Il potere dell'ecclesia. Natalie, dì la verità. È meglio quando sono venuto io adesso. La è diventata, c'è cioè, più aria di festa. Hai... Vabbè, ok, fuggirà, stavamo a fare prima. E tutto questo, ragazzi, senza druga. Cioè, sei proprio così, capito? Sono stato proprio. Bravo. Cioè, proprio rovinato. Se toccavo. Ce ne fai un'altra? Sì. Non l'ho sempre ecclesiastico. È un regalo solo per Chicco. Tua? Ok. Un extra. Perché. Ho ragionato sul fatto che ci sono canzoni che rimangono nella storia, che sono fatte soltanto da due accordi, eppure tutti le conoscono. È vero. E questa è una di quelle. Sicuramente la conoscete. Ecco, sono qui, pizzicazze lunghe così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai. Ogni volta che devo far qualcosa combino guai. Ma alla fine poi vedo che sono tutti amici miei. Pi, che nome fa un po' ridere. Ma voi riderete per quello che farò. E pi, che nome fa un po' ridere. Vai in medley con i puffi, vai. Per quello che farò. Noi puffi siamo così. Buffiamo tutti. Lady Oscar. Vabbè, ciao. Taggate Cristina D'Avena così la prossima volta. Va, per favore, ciao Tavini, per favore. Vabbè. Bello, ti ho dato il disco. Vuoi metterlo per cortesia? Natalie, posso rubare un po' del tuo spot? Certo, certo. Ovviamente, come tu sai bene, perché ti ho istruito nelle varie puntate, nella versione extended, il primo minuto è quello. Tappeto. Tu stai smettendo? Il tappeto. Capito? Pino! Questa è la squadra. No, ma perché è un intro quello? Perché tu sopra parli, perché... lo presenti. No, ma andai avanti un pochettino, vai sulla prima pausa. In esclusiva per noi questo pomeriggio, We Believe in Music, radio.musica, signore e signori, Piero Scratch e Angelo Ferreri. Per esempio così. Contenti, vi ho portato anche un'anteprima. Favoloso.
Natalie, mai sentito che profondità di accordo de... Non è il mio genere, ma ha fatto bene. Fatto bene. Grazie Piero Scratch per questo regalone in anteprima. Mocca la razza vostra. Basta! Ma tu hai capito che si fanno anche una ricerca di ste cose? Fanno loro. Certo. Il tempo che perdono. Sì. Capito? Per favore, ce ne possiamo andare? Chi è? Ciccio Montenegro sta suonando. Aspetta, Ciccio. Peppo, apri a Ciccio che sta suonando. No, non è vero. Ciccio, arriviamo! Non è che Amazon. Allora, ragazzi, vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Una nuova puntata di We Believe in Music. Porca miseria! Mi vuoi dire a Ciccio di attendere un attimo, per favore? Ehi, però io ve lo dico. Ciccio, puntate... un attimo, stiamo aprendo! Aspetta! Tacci vostri, mamma. Allora, Natalie, grazie per essere. Sono Tata Lucia. Scusate se ci siamo un attimino così. Grazie Piero per questa grandita sorpresa. Quando sarò ospite io, puoi venire tu a disturbare. Ti autorizza, che non è siamo tornati. Tacci vostri, non ce ne vogliamo andare, per favore. Mi sta mettendo tutti per dire guardate quante cose belle ho fatto e metto tutti gli effetti. Un caloroso buongiorno dalla vostra super chef. Oggi prepariamo Shatami! Shatami! Ah, beh, allora, mi ci smetto la sigla. Non mi ricordo niente di cosa è successo. We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17 We Believe in Music, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Angel White DJ. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Tu vai con la macchina, io ti raggiungo col coso, come si chiama? Il coso, dai. Ah, sì, ti raggiungo col cazzo.